Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio l'assessore Zia Antoni, insomma, per aver esposto in modo comunque chiaro, ecco, la delibera oggi in oggetto sui centri di raccolta, sui nuovi centri di raccolta. Delibera che è stata ovviamente esposta in commissione, ecco, più volte per proseguire un lavoro di commissione che comunque è durato negli anni, perché anche negli anni di Adria esaminammo la delibera tronco, una delibera che comunque individuava 32 aree sui nuovi centri di raccolta. Purtroppo, insomma, iniziamo noi un lavoro attento, certosino, su ovviamente delle istruttorie sui 32 nuovi siti individuati, e purtroppo ovviamente su questi nuovi 32 soltanto 6 erano idonei, insomma. Perciò non è vero il fatto che comunque questa amministrazione arriva tardi. Questa amministrazione ha preso in mano una delibera ovviamente portata avanti dal commissario, una delibera evidentemente, ma chiaramente, insomma, non condivisa con i territori. Perciò come dire, ecco, ci rimbocchiamo le maniche per appunto verificare insieme ai dipartimenti competenti, perciò il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento DAO, la fattibilità, insomma, di queste 32 aree. E lì ovviamente riscontriamo enormi problematiche. Fatto sta che arriviamo oggi con una nuova delibera che comunque, insomma, dà ampio respiro, come ha detto l'assessore Zia Antoni, con 32 nuove, con 20 nuove aree, diciamo, ecco, di centri di raccolta che comunque, come dire, vanno ad ampliare quei 14 centri, insomma, oggi comunque attive sul territorio romano. È ovvio, insomma, che quando noi iniziamo un percorso di, come dire, di ampliamento, o comunque di realizzazione di nuove strutture, insomma, andiamo ad aumentare la facoltà, appunto, di servizi, ecco, per i cittadini, che ovviamente non sono più, come dire, confusi, insomma, ecco, avranno la possibilità di dirigersi, insomma, nei nuovi centri di raccolta, che vanno ovviamente poi a colmare quel gap che, come si diceva, appunto, ad oggi c'è necessità di un centro di raccolta ogni 70.000 abitanti. Perciò, insomma, un passo in avanti importante, come abbiamo visto anche il lavoro, insomma, che sta avvenendo. Il lavoro per quanto riguarda l'isola ecologica di Ponte di Nona, a Via del Casale Ceroncino, nel municipio Sesto. Lì è stato eseguito un lavoro, diciamo, importante da parte della giunta del municipio, dove prima ovviamente presiedeva l'assessore, prima assessore del municipio, appunto l'assessore Zantoni, investendo 930.000 euro. Perciò sono iniziati i lavori per quanto riguarda quelle isole ecologiche, perciò ovviamente il territorio ha risposto con grande contentezza, insomma, ecco, per un risultato che comunque si attendeva da tanti anni. Questa amministrazione ha centrato l'obiettivo, ha centrato il punto, e finalmente i lavori sono iniziati. Ecco, questa delibera si va poi a intersecare, insomma, come ha detto anche l'assessore, con il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, un regolamento che comunque è datato, insomma, non vede un aggiornamento da 15 anni, perciò non recepisce le norme del nuovo testo unico ambientale. E appunto, ovviamente, all'interno del regolamento, una volta che verrà poi approvato in aula, vi saranno, ecco, delle norme, insomma, che andranno poi a snellire anche le attività e a migliorare le attività all'interno dei centri di raccolta. Perciò io ringrazio l'assessore soprattutto per la ampia e piena condivisione che c'è stata all'interno della commissione competente, perciò la commissione ambiente. E devo dire, insomma, che comunque negli anni ci sono stati tavoli tecnici con i vari municipi, perciò una condivisione ampia dal punto di vista politico c'è sempre stata. Ovviamente poi le eventuali criticità si vanno ad affrontare, come è avvenuto nell'ottavo municipio, ma qui l'assessore è intervenuto prontamente, insomma, per stralciare quell'area. E noi, come
Commissione Ambiente, come maggioranza, ovviamente abbiamo presentato un emendamento sul via Arzana del Municipio XI. Perciò ecco, abbiamo accolto e abbiamo ascoltato le istanze e le esigenze dei cittadini e abbiamo ovviamente fatto nostro insomma, le eventuali problematiche su alcune aree. Questo vuol dire che comunque c'è piena disponibilità all'ascolto, c'è piena partecipazione, ovviamente insomma, siamo qui per migliorare per il bene della città. Grazie Presidente, grazie nuovamente all'assessore Zia Antoni.